se dovessi dirla con una semplicissima e brevissima formula, direi che Diesel è stato un antidoto efficace contro la solitudine. L'inizio di Diesel non è Diesel, era un gruppo di presidi che nel 92 fa un primo incontro a Rimini, dopo aver fatto i concorsi per vincere nello Stato il posto di presidenza, si interroga fondamentalmente sulla necessità di continuare il lavoro nella scuola in una condizione diversa, però cercando di tenere vivo lo stesso ideale che ci muoveva nell'insegnamento. L'8 settembre del 1991 mi è arrivato questo telegramma che diceva che la sede che mi era stata assegnata era la Sardegna. E sono andato, ma lì mi sono accorto che questo lavoro del preside non si può fare da soli. Io penso che un'associazione che lavora nel mondo scolastico sia più che mai necessaria, proprio per uno scambio di vedute e anche per un sostegno reciproco. Spesso sento insegnanti che dicono non ce la faccio più. Allora facciamoci una domanda, e se ci mettessimo insieme, se affrontassimo insieme le domande che tu hai? Sì, questo vale già per gli insegnanti, vale a maggior ragione per i presidi. E l'incontro con Diesel mi ha aiutato veramente tantissimo, l'incontro con una realtà associativa ricca, una specie di amico critico però con il cuore in mano. Anche molto mondo scolastico, anche dirigenziale, paga tantissimo una sorta di individualismo. La responsabilità più grande per me è il bene comune verso tutti i ragazzi e verso anche il personale educativo e non educativo che lavora con noi. Il fatto che di vivere un'amicizia professionale mi aiuta a tenere la barra dritta sul fatto che la scuola cambia se io sono capace di valorizzare quello che trovo, quello che incontro. Per esempio, nella mia realtà è importante la questione del rapporto col lavoro. Ed è veramente interessante, con l'aiuto degli amici della Diesel, scoprire che c'è anche un'attesa da parte delle imprese. Ero capitata a un seminario nazionale per neo dirigenti scolastici e mi sono guardata intorno. Ho incrociato in questa sala enorme due strani personaggi, due colleghi, fatti in modalità totalmente diversa. Uno attentissimo, prendeva appunti, l'altro invece un soggetto un po' sui generis che continuava a commentare ad alta voce rivolgendosi all'amico: ma questa cosa mi sembra assurda, ma questa cosa va bene, questa cosa è interessante, eccetera. E in quella marea di volti impauriti oppure diciamo anche pieni di giusto orgoglio per una professione che cominciava con modalità totalmente nuova, io ho pensato quei due lì mi sono simpatici e quindi sono andata a sedermi vicino a loro. Erano due presidi della Diesel. Un'associazione che non ha cercato alibi ma che ha cercato di costruire sempre in qualunque situazione. Questo secondo me è da proseguire e poi penso che sia importante in questo momento anche aiutare i presidi ad affrontare il grande tema di guidare un corpo docenti. Cosa vuol dire oggi insegnare? È una grande domanda alla quale non bastano più le risposte standardizzate. In un certo modo oggi gli insegnanti devono anche riscoprirlo e lo devono riscoprire insieme. Un preside in questo è di grandissimo aiuto. La cosa che mi è rimasta più nel cuore era questi nostri incontri mensili, dove prima si mangiava insieme una pizza venendo da scuola e al pomeriggio si affrontava insieme a turno, ognuno raccontando una questione, il tentativo di affrontare i rapporti con i genitori, il lavoro degli studenti, la programmazione collegiale, il rapporto con l'amministrazione, fino anche alle soluzioni più pratiche e tecniche. Questa amicizia civile, direi, è stata feconda e ha coinvolto tanta gente. Negli ultimi anni in cui sono stato in servizio ho visto entrare nuovi presidi che avevano superato il concorso, anche più giovani. La cosa che mi ha un po' impressionato è che
Li ho visti poco liberi di fronte alla responsabilità, di fronte al lavoro, molto legati all'applicazione delle norme. Ho visto tanti presidi vivere il proprio lavoro chiusi dentro nell'ufficio, a risolvere i problemi. E questo veramente rende questo lavoro meno bello. Chi come me ha partecipato, e non solo dall'inizio, dalla fondazione, ha costretto a prendere contatti con realtà diverse dalla propria. E per cui la realtà della propria scuola non diventa l'universo, ma è un punto del mondo come un altro. Io penso che oggi sia proprio impossibile affrontare un dialogo costruttivo alla politica al di fuori dell'associazione, non in termini di un lobbismo che difende interessi particolari, ma proprio in una rappresentanza che cerchi di dare un contributo partendo dalla propria esperienza al bene comune, quindi in questo caso al bene del mondo scolastico in quanto tale. Bene così, l'aneddoto non mi è venuto, ma...